Buongiorno, buongiorno dal vostro homeless, il senza tetto che ha vissuto 14 anni per strada e che ora vive in una struttura del comune da pochi mesi. Allora, intanto vi faccio vedere, questa è la taverna della struttura. Qui, come vedete, ci sono tutti i libri. Aspetta, mi cambio un po' look. Ecco qua. Qui c'è la taverna con tutti i libri, qui c'è i divani, la finestrona, i panni da stendere, poi da questa parte abbiamo la televisione che però manca il telecomando, o meglio il telecomando c'è ma non funziona la televisione al momento, almeno per ora, finché non l'aggiustano. Fatto vedere, poi qui c'è il camino. Qui c'è i panni, dietro i panni c'è il camino, però non si fa la legna, quindi non si accende il camino. Diciamo, lo teniamo per bellezza, anche se forse andrebbe fatta un po' di legna per accenderlo, saremmo più al calduccio e soprattutto sarebbe qualcosa di carismatico, qualcosa di travolgente per certi aspetti. E da questa porta si va fuori. Da questa porta si va fuori, c'è un giardino abbastanza grande, sono dei tavolini bianchi, lo stendipanni, gli alberi e niente. Ve l'ho fatta vedere un attimino di più questa taverna, almeno conoscete meglio la struttura e si può stare qui per fare due chiacchiere. Questa mattina è domenica, sono le 11 in punto di mattina. E va tutto bene. Ieri sera sono andato a mangiare a un ristorante. Ho pubblicato su Facebook, ho detto che andavo a mangiare la pizza, ma in realtà è un ristorante, si può dire, il Potere di Santa Rita a Casal Guidi, vicino Quarrata, qui in Toscana. Io ho mangiato. Che ho mangiato? Ho mangiato l'antipasto toscano, fatto con tutti gli ingredienti, erano della Toscana. E ho preso con formaggi, salumi e poi sempre ho preso, com'è che è, la farinata con il cavolo nero e i fagioli. Ho mangiato un po' leggero, insomma, la farinata un po' pesa forse, tipo polenta sciolta. Comunque sono stato bene. Vabbè, a parte questo, perché faccio questo video? Faccio questo video per rispondere a una domanda di Dino. Saluto Dino. Ciao Dino. Che mi ha chiesto cortesemente di rispondere a una domanda che mi poneva. La domanda era: quanta importanza do a ciò che sembro o che non sembro? Lui sicuramente, tanto mi metto a sedere. Lui sicuramente intendeva dire l'importanza che do al vestire, al modo di comportarmi, quando vado in giro, cosa può pensare la gente. E quindi con questi due concetti, questo vestire, questo modo di comportarmi, quanta importanza do a quello che sembra andando in giro. Allora, io inizio subito dicendo che a me piacerebbe cambiare un po' il look. Ora c'ho questo piercing che, come l'ho detto, l'ho fatto martedì scorso, che mi rende un po' più hardcore, diciamo, perché prima senza piercing, con la barba, sembrava proprio un barbone, diciamo, perché la barba è incolta, non lavorata, non curata. Mi piace un po' incolta a me, mi dà senso di libertà. A me la barba curata non mi piace, cioè pare assurdo, però mi dà senso di restrizione la barba curata. E nulla, sto cercando di curare il mio look, però quanta importanza do, a parte il fatto che vorrei cambiare un po' il look, un po' essere un po' più hardcore, tanto per, diciamo, mimetizzarmi tra la folla.
Io non mi curo, fino ad oggi non mi sono curato più di tanto il mio look. Una tuta, un paio di pantaloni, un giubbotto dove lo trovavo. Questo giubbotto, ad esempio, l'ho comprato usato a 10 euro. Non è male come spesa, un giubbotto che protegge molto dal vento e dal freddo. L'importanza che do a ciò che sembro o non sembro. Ma viene un pochino falsata, nel senso che a me da una parte do importanza e per questo ci saranno dei cambiamenti nel look, spero di potermi permettermi, ma insomma il negozio dell'usato ci sono a Prato, quindi dovrei farcela, l'importanza c'è, però allo stesso tempo non mi interessa, ecco, allo stesso tempo non mi interessa il giudizio della gente, non mi interessa il parere della gente. Voglio essere curato abbastanza, però allo stesso tempo c'ho un po', a volte c'ho lo stile dello sbandato, a volte c'ho pantaloni larghi, a volte la doccia me la fo al momento una volta, due volte a settimana, però i vestiti me li rimetto. Anche se potrei cambiarli perché qualche ricambio ora ce l'ho, però me li rimetto perché preferisco, diciamo, consumarli abbastanza. E niente, c'è una parte di me che dà importanza a tutte queste cose, a ciò che sembra, non sembra, gli dà molta importanza, ma una parte di me dice: vive la tua vita libero, senza pensieri, perché se no ti faresti troppi problemi. Io lo vedo che la gente a volte appaio quello che sembro, forse spesso al momento, ovvero un senza tetto, anche se ora dormo nella struttura del comune, però io vado a giro sempre col sacco a pelo e tappetino per sdraiarmi il pomeriggio. E quindi la gente, diciamo, vede che sono una persona con dei problemi, delle problematiche da risolvere. E questo un po' mi dispiace, però allo stesso tempo non mi dispiace perché sono quello che sono, sono quello che sono. Cambiare, il cambiamento fa gola a tutti, il cambiamento fa gola a tutti, fa gola anche a me, però senza troppo sforzo, perché io gli sforzi non li reggo, senza troppo sforzo e niente. Si cerca di fare quello che si può. Ripeto, da una parte mi dà noia se sembro, ad esempio, senza tetto, un homeless, da una parte mi dà noia, perché a volte addirittura vai nei bar, ti danno l'acqua gratis, anche se vorresti pagarla perché c'è due spiccioli, e mi dà un po' noia. Questo magari atteggiamento, non di superiorità, però un atteggiamento che risento un po'. Del fatto appunto di vivere in strada o comunque di bazzicare per strada, nonostante, ripeto, vivo in una struttura, ma io più che vivo ci dormo nella struttura perché apre alle 5 del pomeriggio, quindi il giorno devo stare fuori e mi sdraio da qualche parte. E niente, tutto qui. Un po' di importanza la do, però non reggo tanto gli sforzi, almeno per il momento, sperando di riprendermi. E quindi mi accontento. Cerco di cambiare look, ripeto, cerco di cambiare look per essere più carismatico, più intraprendente come look, più, diciamo, per facilitare che la gente si avvicini di più a me. E questo è quanto. Quindi la risposta a metà. Importanza che do, c'è un'importanza che do, ma allo stesso tempo non c'è importanza perché un po' me ne sbatto, un po' che parole, un po' non mi interessa. Vabbè, io vi ringrazio di avermi seguito, questa è la risposta che do a Dino, lo saluto ancora, ciao Dino, visto che molte persone mi scrivono messaggi su Messenger, su Facebook, su Instagram, io vi ringrazio, sono contento di tutto quello che fate per me, sono contento se vi sto a cuore, mi mancate, mi piacerebbe avere più contatto, però non so, a
volte reggere la pressione del fatto di essere un po' conosciuto, un poco, perché sono poco conosciuto. Ma va bene così. Io vi saluto, iscrivetevi al canale, se vi va di iscrivervi al canale di una persona che ha vissuto 14 anni per strada e che ora da pochi mesi vive nella struttura del comune, azionate la campanellina, tutte le notifiche e questo è quanto. Bye bye!